Ciao a tutti, da Marco Dominiconi, il vostro consulente musicale preferito. Oggi non parleremo di un gruppo in particolare, ma di un genere di musica. Veniva chiamata Cosmic Disco, Afro Funky, tanti termini. Afro Funky, Afro Disco. Un fenomeno che si sviluppò soprattutto in Nord Italia, in Veneto, in Romagna, in Emilia. DJ più famosi che utilizzavano questi suoni, Baldelli, Ebreo, Mozart, Rubens, usavano ancora i giradischi, non le torricelli. Qui la tecnica era assolutamente necessaria. Pensate che a volte utilizzavano 2, 3, 4 giradischi contemporaneamente. Mythici Technics. Sentite cosa ho trovato su Wikipedia e cosa afferma Baldelli. Cito, per spiegarti cosa stavo facendo, ad esempio suonavo il bolero di Ravel e per di più suonavo una canzone africana di Africa Diola, o forse un brano elettronico di Steve Reich, con cui avrei mescolato un canto mandingo della Nuova Guinea. Pazzesco. Un grande classico, Jingo Candido. Vero nome Candido de Guerra Camero, nato nel 1921. Conosciuto come Candido, suonatore di conga e bongo. Cavalcò gli anni 70 disco con questa famosissima Jingo per la Salsoul Records. Non ho presentato il brano iniziale che era Timmy Thomas, famoso per Why Can't We Live Together, e si cimentò questo africano che abbiamo sentito poco fa. Comunque dicevo che la Cosmic Disco era marcata, era condensata da un forte uso di sintetizzatori, musica africana, mischiata insieme. Beppe Loda, Daniele Baldelli, tra i DJ più famosi, mischiavano electro, funk, fusion, Brasile. Suono decisamente psichedelico anche qui. Era l'epoca dei fricchettoni, come venivano chiamati all'epoca. Sorta parallelismo con gli hippie. Molti anni prima. Si cambia, attenzione, famoso pezzo In Zaire. Johnny Wakelin. Pensate, collaborarono con il mitico Cerrone, il DJ vivente più anziano al momento. Poi Cerrone lasciò questo Wakelin perché per lui era troppo commerciale questa musica. Produttore lo stesso che lanciò Kung Fu Fighting all'epoca. Cambia ancora con i Congas, ve li ricordate questi? Anika Nao, un gruppo francese che si formò nei primi anni 70. Anche loro collaborarono con Don Rey e Cerrone. Congas dalla Francia. I nostalgici dell'Afro Funk Raduno se la ricorderanno senz'altro, questa Anika Nao. Questa puntata la dedichiamo alla mia insegnante di Pilates, Annalisa, che adora l'Afro Funk, il mio vicino di casa, ho dei vicini di casa d'oro, bravissimi, ma in particolare Lauro che adora l'Afro Funk, al grande maestro che ancora utilizzava alla fine di questo filone al Marabù, il mitico Enzo Persuader. Al mio amico Franco, il portiere del mitico Wellness Belvedere, che adora questo genere. E in genere a tutti gli amanti di questa musica, che andavano a ballare alla Baia degli Angeli, al Typhoon, alle Cigale, a Chicago, al Cosmic.
anche dalle nostre parti, sulla valle del fiume Enza, da Celestino Gnocco Fritto si facevano gli afro raduni fino a 10 anni fa, molto frequentati, pieno di Pallas, Citroen dell'epoca. Questo era di Congasco a Nicanao. Gruppo francese formato nei primi 70, collaborazione anche con Cerrone e Don Ray, i Congas. Questo ve lo ricordate senz'altro, gli Area Call 615, in realtà è un gruppo country che venne però utilizzato molto agli afro raduni. Pensate, una band di Nashville formata nei primi anni 60, questi Area Code 615. Questo brano si chiamava Stone Fox Chase. Pensate che questo brano fu campionato anche dal mitico Gigi D'Agostino, DJ progressive per eccellenza. Si cambia ancora. Questa era una mitica band chiamata T-Connection, un gruppo proveniente da Nassau, Bahamas. Ebbe due grandi successi, uno era questo e uno un altro, non mi ricordo i titoli. T-Connection comunque. Facevano del funk, disco, afro, percussivo. Fra i miei gruppi preferiti, T-Connection. Vediamo se ho il vinile. Eccolo qua, ancora il vinile. Sì, sì, ce l'ho. T-Connection, 12 pollici originale. Mia collezione privata, non lo vendo. All'epoca usavo questi. Mette il titolo, era At Midnight, l'ho letto adesso. T-Connection. E questo era quello di prima, Area Code, Stone Fox Chase, copertine originali. Qui c'è anche Candido Jingo, quello che abbiamo suonato poco fa. Grande. Ho trovato anche Isaer, vinile originale, 12 pollici dell'epoca. Connection at Midnight, grande band afro funk. Dedicata dai 50enni in su questa musica, quelli che andavano a ballare fine 70, dal 77, 76 fino all'80. At Midnight. Qui ancora tutto, niente elettronica, veri strumenti, sempre T-Connection, stupenda questa. Questi T-Connection venivano da Nassau, dalle Bahamas,
Connection. Let nobody tell you what to do. You gotta be your judge and your jury too. Let nobody tell you what to do. You gotta be your judge and jury too. Connection da Nassau, Bahamas. Dite qualche passaggio, eh? Dite, percussioni sotto con Gaspongo, va fantastico. Ballava da matti, ragazzi. Il basso che arriva, la tastiera si apre, va su. Pelle d'oca. Giro di basso ipnotico, incalzante. T-Connection si cambia. Fantastico John Tropea, un chitarrista jazz fusion. Qua si divertiva a fare un pezzo funk downbeat. Living in the Jungle, John Tropea. Ce l'ho in un Botta Records, un disco illegale dell'epoca. Living in the Jungle, John Tropea. Brano incredibile. Chitarrista americano John Tropea, 74 anni, tuttora vivente, nato nel 46. Si è sbalestrato tra funk, smooth jazz, soul jazz, musica pop. Virtuosista della chitarra, John Tropea, Living in the Jungle. Metteva all'inizio della serata da warm up, una battuta molto veloce, però è un brano ad ampio respiro, molto giungloso. John Tropea, Living in the Jungle. Che abbiamo qua sotto che arriva? Fern Kinney. Abbiamo anche il vinile, Fern Kinney Groove Me, vinile originale dell'epoca, eh? Cantante americana di rhythm and blues e disco music, ricordata soprattutto per questo pezzo, Groove Me, e Together We Are Beautiful. Questo chi è che arriva? Edwin Starr,
Gear Up, base più elettronica. Charles Edwin Hatcher, nome d'arte Edwin Starr, cantante americano, noto per le varie hits negli anni 70, la più celebre era War, ma anche questa andò abbastanza. A tutti gli amanti dell'Afro Funky Cosmic Sound, fine 70, dedicato al mio amico Franco, Lauro, Annalisa e al mitico Enzo Persuader, DJ, maestro indiscusso. E adesso che abbiamo qua? People's Choice, Do It What You Wanna Do It. Anche qui abbiamo il vinile originale, ragazzi, 12 pollici. Cos'è un 12 pollici? È un 45 giri, piccolino, gigante però, con versioni appositamente fatte per i DJ dell'epoca, che avevano delle code più lunghe per essere mixati. Quindi versioni differenti, un po' più lunghe rispetto a quelle radiofoniche o dell'LP normale. People's Choice. Una band americana di genere funk disco, che si formarono a Philadelphia, in Pennsylvania, attivi molto negli anni 70, fino all'85 lavorarono, dal 71 all'80, 85 si sciolse. Un misto di soul, funk, raffinato, People's Choice, Do It One and One Do It. E qui che abbiamo in arrivo gli Eastern Funk, funk e soul attivi tra i 70 e gli 80. Il pezzo di maggior successo è proprio questo, I Got My Mind Made Up, ho cambiato idea. Anche loro vengono da Philadelphia, non era proprio il Philly Sound, ma da Philadelphia 75. Un misto di soul, disco music, funk, post disco, electro, Eastern Funk. Veri strumenti suonati, niente elettronica qua. Dedicato agli amanti dell'Afrofunk Cosmic Sound. Instant Funk, I Got My Mind Made Up. Cosa abbiamo adesso? I Commodore, sì, quelli di Lionel Rich, che poi fece canzoni molto più d'amore, soft, mielose, ma più ancora buon funk, Commodores. Genere funk soul, i Commodores. La voce è Lionel Richie. She knows she's got everything that a woman needs to get a man.
sono formate a Detroit, la città dei motori. Motown, Motortown, prendeva il nome dalla città degli automobili, dei motori. Detroit. Anche se di Motown avevano poco i Commodores, molto più funk soul. Molto attivi fra i 70 e gli 80. Commodores con Brick House. Si cambia, attenzione. Questa se la ricordano gli amanti dell'afrofunk brasiliano. Si chiamava, vediamo se indovinate, titolo. Esatto, Jíbaro. Il nome di loro era Elkin e Nelson, un gruppo colombiano, pensate. Composto dai fratelli Elkin Javier Marin e Vales Nelson, Leon Marin Vales. All'inizio degli anni 70 il duo si trasferì in Spagna, dove svilupparono la loro carriera musicale. Fondevano ritmi latini con musica rock influenzata da artisti come James Brown e Santana. Questi due iniziarono a farsi un nome sulla scena spagnola, in particolare con la canzone Jíbaro, quella che stiamo ascoltando ora. Nel loro album del 1974, Angels and Demonios. Elkin e Nelson, Jíbaro. Finiamo con un grande classico. Forse la band più importante, di sicuro tecnicamente i migliori. Questo è Sun Goddess dal vivo. Qui è dal vivo, ragazzi. Niente trucchi. Sono gli Earth, Wind and Fire. Brano meraviglioso. Pelle d'oca. Le dee del sole. Sun Goddess. Earth, Wind and Fire. Terra, vento e fuoco. Non ve li presento neanche, li ascoltiamo e basta, fino alla fine. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata all'Afro Funk Soul Cosmic, solo per nostalgici naturalmente, perché questi anni bisogna averli vissuti, altrimenti è come acqua minerale. Ma chi li ha vissuti, vi assicuro, li ha ballati, emozioni indescrivibili. Brano lo ascoltiamo almeno fino alla fine dell'assolo di sax, perché è meraviglioso. Arrivo la chitarra qua. Solo di tastiera, sentite che però, sentite, magico. Sentite il basso come lavora sotto. La sezione ritmica, le percussioni. Guardate lo spettacolo dal vivo. Ciao.
qua il gran finale. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata all'Afro Funky Cosmic. Ciao a tutti. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.